Ciao a tutti amici di Android Geek, finalmente oggi dopo circa due settimane di utilizzo intenso vi proponiamo la recensione di HTC One X, ovvero il superphone di HTC per questo 2012. Come tutti sapete qui in Italia il prodotto costa ben 700 euro, un prezzo forse un pochino folle. In ogni caso ci siamo presi un po' di tempo proprio perché volevamo fare una recensione più esaustiva possibile, in quanto ci sono tante cose da dire e far vedere. Iniziamo subito proprio dall'estetica, descrivendo magari un pochino le dimensioni. Sono di 134 mm di lunghezza, 69.9 di larghezza, 8.9 di spessore. In confronto con un Galaxy Nexus vediamo come l'ingombro è praticamente lo stesso, anche se HTC One X è un pochino più leggero, 130 grammi. Il design è veramente molto bello, elegante. Ha un rivestimento in policarbonato molto piacevole al tatto e soprattutto assicura un ottimo grip. Il corpo è unibody, quindi praticamente scocca unica. Questo significa che abbiamo una batteria da 1800 mAh integrata che non è rimovibile, così come non abbiamo lo slot da micro SD, però abbiamo ben 32 GB di memoria interna, quindi non servono. Inoltre abbiamo anche il servizio Dropbox che ci dà ben 25 GB di spazio cloud. Detto questo, vediamolo magari un pochino meglio. Nella parte di sinistra abbiamo la porta micro USB che è anche un'uscita MHL, quindi uscita video. Sulla parte inferiore abbiamo un microfono. Nella parte di destra abbiamo il bilanciere del volume, mentre nella parte superiore abbiamo un secondo microfono che va a ridurre i rumori esterni. Il jack a 3.5 per inserire le cuffie auricolari, abbiamo un pulsante accensione spegnimento e abbiamo il carrellino, ovvero lo slot per inserire la micro SIM. Sul retro abbiamo una fotocamera da 8 megapixel con sensore BSI, flash LED e capacità di registrare video a 1080p. In basso vediamo un altoparlante posteriore, la scrittina Beats Audio che in pratica ci fa capire che abbiamo la tecnologia Beats a bordo, e poi abbiamo questi piccoli puntini che ci indicano la possibilità di collegare accessori e dock vari. Cosa abbiamo davanti? Allora, un altoparlante anteriore molto bello esteticamente, che nasconde anche un LED. Inoltre ha di fianco una camera da 1.3 megapixel capace di registrare via 720p e che assicura videochiamate via VoIP, non quelle tradizionali. Abbiamo anche il sensore di prossimità, di luminosità e poi un bellissimo schermo Super LCD D2 di tipo IPS, o meglio si basa su tecnologia IPS. Infatti i colori sono veramente molto molto belli, vibranti, soprattutto gli angoli visuali sono a dir poco eccezionali. In questo momento io ho settato la luminosità sul dinamico, quindi magari non si vede, diciamo, la massima qualità del display, però vi assicuro che è un display fenomenale e lo vediamo subito con un video. Vedete come la resa di colori è naturale, fedele, ma assolutamente vivace. La leggibilità sotto la luce del sole è ottima, questo è un vantaggio tipico della tecnologia IPS. In generale possiamo dire che il display è veramente uno dei migliori attualmente montati su smartphone. Inoltre faccio notare come i tre tasti di sistema, back, home e menu, scusate, multitasking, non sono integrati sul touchscreen, ma sono integrati come soft touch al di fuori dello schermo, quindi praticamente per quasi tutte le applicazioni sfruttiamo il 4.7 pollici di schermo con risoluzione 1080x720 pixel. Questo significa che i video HD vengono effettivamente visualizzati in HD. Abbiamo visto appunto il bellissimo display. Parliamo dell'hardware, ovvero cosa abbiamo sotto la scocca. Abbiamo detto 32 GB di memoria interna, abbiamo anche 1 GB di memoria RAM a bordo che ci consente di rendere l'interazione del sistema sempre veloce anche in caso di tante applicazioni in esecuzione in quel determinato momento, ma soprattutto abbiamo un chipset Tegra 3 di Nvidia
ovvero una soluzione che integra un processore Cortex A9 quad-core con frequenza 1.5 GHz che ha in realtà anche un quinto core, il companion core, che in pratica è un core che si occupa di lavori leggeri, ovvero gestisce lo smartphone quando ad esempio è in modalità standby, quindi sono delle applicazioni processe in background, oppure quando ad esempio ascoltiamo la musica, quindi diciamo lavori leggeri. Quando invece ci sarà bisogno di maggior potenza, interverranno i 4 core. Parliamo adesso di software. Allora, HTC One X è il primo dei tre device 2012 ad installare nativamente Android 4.0.3, ovvero Ice Cream Sandwich, e lo fa abbinato all'interfaccia Sense 4.0, che si differenzia non poco dalle versioni precedenti, anche se di primo impatto potrebbe non sembrarlo, in quanto i widget sono più o meno gli stessi. Lo stile è quello. Abbiamo anche le 7 schermate radunabili con pin su zoom in una singola schermata, però cambia proprio un po' il modo di interagire con essa. Infatti non abbiamo più ad esempio la possibilità di attivare o disattivare funzioni di sistema direttamente dalla tendina delle notifiche. Per farlo dovremo accedere al menu delle impostazioni, in cui vedremo queste funzionalità prima di tutte le altre voci. Ovviamente HTC ha pensato bene di integrare le classiche novità di Android 4.0 come ad esempio Android Beam, ma anche il controllo del traffico dati, quindi possiamo vedere quali sono le applicazioni che più consumano megabyte e quindi tenere sempre sotto controllo il nostro piano dati, molto utile. Abbiamo detto che cambia un pochino il modo di interagire, quindi cambia anche un po' il modo di personalizzare la nostra home. Come si fa? Praticamente basta tenere premuto per qualche attimo lo schermo, o meglio il dito sullo schermo, per poter accedere a questa schermata con nella parte superiore tutte le 7 home e nella parte centrale tutti i widget che noi possiamo appunto inserire, widget ma anche applicazioni e collegamenti veloci. Per poter inserire un widget basterà trascinare uno di essi sulla schermata di preferenza, ed eccola qui. Se vogliamo ovviamente rimuovere il widget basterà trascinare il tutto all'interno del pulsante X. HTC chiaramente ha pensato bene di dare la possibilità di inserire tantissimi widget. Abbiamo ben 26 pagine di widget, quindi veramente un record. E a tal proposito, proprio per permettere all'utente di inserire più velocemente il widget che vuole inserire, ha pensato bene di classificare i widget stessi in categorie. Ad esempio andiamo sulla categoria orologio e avremo tutti i widget di HTC di tipo orologio. Ovviamente abbiamo il tasto multitasking che ci permette di switchare velocemente tra un'applicazione e l'altra, tra quelle attualmente in esecuzione o comunque recentemente aperte. E faccio notare come appunto ogni volta che io interagisco con un'applicazione questa viene inserita in prima fila, quindi se ad esempio io vado sulla schermata del controllo del traffico dati, questa verrà poi inserita prima di tutte le altre. Se noi vogliamo chiudere un'applicazione basterà trascinare le schede fuori dallo schermo, in maniera quindi molto semplice e intuitiva. Ovviamente HTC Sense non è soltanto widget, ma soprattutto alta personalizzazione. Quindi HTC ci dà la possibilità di personalizzare la nostra grafica anche scegliendo ad esempio un profilo. Vedete? Ma anche una skin, quindi proprio i temi veri e propri. Ovviamente questi temi, questi sfondi che stiamo vedendo sono è possibile scaricarle veramente tantissimi tramite l'applicazione HTC Hub, quindi una sorta di store di HTC. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di personalizzare il blocca schermo, blocca schermo che di fatto è lo stesso che troviamo sulla Sense 3.0, questo dell'anello che è portato fuori centralmente sbloccherà appunto lo schermo. Se noi portiamo sempre un'applicazione interna dell'anello, questo attiverà immediatamente quell'applicazione che più velocemente vogliamo appunto richiamare. Volevo farvi vedere un pochino gli sfondi, che sono veramente molti.
tutti molto molto scenici e carini. Ovviamente, ripeto, possiamo tranquillamente scaricarne tantissimi tramite HTC Hub. Volevo far vedere però una cosa un pochino cattiva, diciamo così, o meglio qualche difficoltà che questo device ha nella gestione dei sfondi dinamici. Ad esempio, prendiamo lo sfondo Nexus, applichiamolo e vediamo cosa succede. Innanzitutto dico anche che sinceramente un pochino ci mette ad applicare i cambiamenti. Ed ecco qui, abbiamo applicato il nostro sfondo Nexus. E sorpresa, praticamente quando noi andiamo a scrollare la nostra home, quindi passiamo da una schermata all'altra, l'animazione si blocca, di fatto si ferma. È molto strano in quanto abbiamo a che fare con un prodotto basato su Tegra 3, quindi non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere. Comunque è molto probabile che sia un bug proprio di questo HTC One X a livello di software, quindi HTC potrebbe tranquillamente, anzi ci aspettiamo che HTC risolva questo piccolo problemino con un aggiornamento futuro. Adesso entriamo nel vivo di quelle che sono le applicazioni a mio avviso degne di menzione. Innanzitutto HTC Watch, ovvero un'applicazione che ci consente di acquistare o noleggiare film ad alta definizione anche in lingua italiana. Ci permette anche, volendo, di guardare i trailers proprio per vedere un po' com'è la qualità. Ne vediamo un piccolo esempio. Quindi, come se volete sfruttare al massimo il display di questo bellissimo HTC One X, ovvero IPS con una risoluzione HD Ready, potete farlo acquistando dei film tramite HTC Watch. Poi passiamo all'applicazione Musica, che è un'applicazione che è stata rivista totalmente dal punto di vista della struttura e proprio del design grafico, e che integra diverse applicazioni. Adesso abbiamo, ad esempio, la radio. Possiamo ovviamente ascoltare via streaming. Facciamo un piccolo esempio, vediamo. Inoltre, vedete come l'audio è molto buono, sia a livello di qualità sia di volume. Poi abbiamo anche SoundHound, che praticamente viene integrato anche nel widget. Ad esempio, vedo vedere qui. Anche qui possiamo provare a vedere come si sente. Quindi qualità molto molto buona. Forse nell'ascolto degli MP3 non è altissimo volume, diciamo nella media. Poi ovviamente il discorso cambia se infiliamo, diciamo, le cuffie auricolari, e a quel punto l'audio Beats si attiva e quindi avrà una qualità a dir poco eccezionale. Ovviamente non abbiamo le cuffie auricolari Beats, quindi inserendo le cuffie normali la qualità ci sarà comunque, però non a livello degli auricolari Beats, che invece avevamo visto ad esempio su Sensation XL. Sempre nell'applicazione musica volevo farvi vedere la presenza di uno shop 7 digital. In pratica abbiamo la possibilità di acquistare tutti gli album che vogliamo. Abbiamo anche la ricerca in base alle categorie, i generi musicali. Vedete? Quella consigliata, più venduta e via dicendo. Facciamo un piccolo esempio, entrando insieme all'interno di un album. Gli album costano massimo 9,99 euro, però possiamo acquistare anche le singole canzoni e ascoltare un'anteprima. Quindi tutto molto interessante. Poi ovviamente passiamo al lato fotocamera. Qui
perché ovviamente uno dei punti di forza di questo HTC One X è la super fotocamera con sensore BSI che è super veloce nello scatto. Ad esempio, prendiamo il nostro amato Galaxy Nexus, almeno da me amato. Vedete come la messa a fuoco è molto veloce. Se noi teniamo premuto un pochino il pulsante di scatto, vedete quante foto riesce a fare in seguito in rapida successione. Vedete? Veramente pochi attimi e avrà di fatto già scattato qualcosa come 6-7 foto. Veramente utilissime. Poi ovviamente noi possiamo anche decidere quali sono quelle foto che sono uscite meglio, quindi selezionarle e utilizzarle. Entriamo proprio all'interno dell'applicazione fotocamera, così vediamo un pochino le impostazioni, vediamo come è possibile ad esempio settare i video rallenti, levare scene automatico, scene o meglio la modalità HDR, panorama a 180 gradi ovviamente, ritratto, paesaggio, primo piano per le macro, ecco, veramente da tante possibilità di scelta a livello di personalizzazione e di settaggi. Ovviamente possiamo decidere la fotocamera che può essere quella anteriore o quella posteriore, massima risoluzione 8 megapixel, la qualità del video massimo è in Full HD, quindi 1080p. Possiamo decidere ISO fino a 800. Possiamo abilitare, diciamo, effettuare, diciamo, delle scelte sui filtri anche, vedete? Questo è il filtro praticamente un po' che distorce il tutto, dicevo, dei filtri da applicare non in fase di post foto, ma di post elaborazione, ma proprio prima di scattare le foto. Ce ne sono veramente tanti. Ovviamente possiamo decidere anche di fare video e, sorpresa, in pratica se noi facciamo un video possiamo anche scattare le foto contemporaneamente. Quindi dal punto di vista di questa del reparto fotografico, questo HTC One X è superlativo. Adesso vediamo proprio un po' come sono uscite le foto, anche se io ho caricato già le foto da me scattate su questo HTC One X. Grazie al focus potete appunto vederlo già sul sito, però ve lo faccio anche vedere un pochino qui nella recensione. Vedete come le macro vengono veramente molto bene. Vedete, i colori sono molto vibranti, ovviamente a fare la porca figura, diciamo, è proprio il display che è veramente bellissimo, quindi i colori sono super vivaci. Guardate anche questa. Vabbè, questa è lo store del Pescara Calcio. Vedete come i colori sono molto ben riprodotti. No, veramente questo HTC One X è fenomenale dal punto di vista della fotocamera. Vediamo un po', magari un video, se riesco a beccarlo. Ho selezionato tutte le foto. Ecco qui. Questo è il video che avevo fatto vedere anche sul focus. Anche gli interni vengono molto bene. E anche quando io sto vedendo un video, posso benissimo catturare degli screenshot. Quindi ottimi i video e sono tra l'altro anche molto fluidi. Poi, già che ci sono, dico anche come si fanno a catturare gli screenshot normali. Basterà appunto tenere premuto il tasto power con il tasto giù del volume. Per esempio così. Vediamo se ci riusciamo. Vedete? Quindi questa è un'altra funzionalità tipica di Android 4.0 ben integrata HTC su questo HTC One X. Passiamo adesso a vedere come si comporta One X in ambito navigazione web. E per far vedere ciò avevo pensato di mostrarvi una piccola chicca, ovvero faremo comunicare Galaxy Nexus e One X attraverso la tecnologia NFC. Avviciniamo i due device, un tap sul Galaxy Nexus e vedete come per magia Android Gateway viene caricata anche su One X. Vedete? Tutto molto carino e bello. Navigazione web, diciamo che ha due facce, nel senso che la faccia migliore è sicuramente la qualità del rendering, in quanto la leggibilità è eccezionale grazie al fatto che abbiamo un display con risoluzione 1280x720 pixel, quindi in HD, quindi una risoluzione molto vicina
alla tipica risoluzione con cui i siti web sono di solito realizzati. Devo dire che le prestazioni sono un pochino altalenanti, nel senso dipende un po' dai siti web. Il nostro sito è piuttosto leggero, quindi è tutto molto fluido, devo dire. Si è pin su zoom, vedete comunque il doppio tap è anche buono, lo scrolling non ci sono problemi, il flash attualmente è attivo, faccio vedere proprio magari un video in flash per far vedere come viene riprodotto. Vedete comunque lo scrolling è molto molto buono, quindi almeno sul nostro sito non ci sono problemi. Vedete come la fluidità c'è, anche facendo scrolling il video continua a essere riprodotto, quindi la gestione del flash è piuttosto buona, almeno per quanto riguarda la riproduzione dei video. Vediamo però di andare su un sito web un pochino più pesante e faccio vedere anche come il browser web è ovviamente personalizzato da HTC. Infatti abbiamo con lo swipe possiamo far apparire questa piccola barra che ci dà la possibilità di salvare sia le pagine web per poter rileggere offline, sia aprire nuovi tab. Andiamo sul sito del Corriere dello Sport. Inoltre faccio vedere la tastiera virtuale rinnovata, molto comoda, che non presenta nessun lag, veramente molto molto veloce, tra le migliori attualmente per Android. Si scrive anche molto molto bene, vedete, anche se io personalmente adesso non sto in una posizione proprio comoda per scrivere, però devo dire che si comporta bene. Andiamo sul Corriere dello Sport e vediamo come si comporta. Il flash faccio notare come è sempre attivo, quindi comunque stiamo testando sotto plugin flash, e anche qui vedete lo scrolling è comunque sempre piuttosto buono, anche una volta che ho finito a caricare, vedete, è comunque molto molto buono. Non si può dire lo stesso di quando facciamo lo zoom, vedete come il device presenta rallentamenti purtroppo, a volte ha qualche problema allora anche di rendering, nel senso magari stiamo zoomando in una parte, facciamo zoom in una certa zona del sito, poi ce lo ritroviamo, ecco vedete, da tutt'altra parte, sembra all'inizio della pagina, quindi ha qualche problema nel renderizzare correttamente le pagine, quindi è anche, diciamo, di fluidità, vedete? Purtroppo in siti web molto pesanti si comporta così, quindi un po' altalenante la navigazione web su questo One X. Molti dicono che praticamente è colpa del flash. Indubbiamente il flash deve essere migliorato come gestione, però a mio avviso non è il flash, è proprio che soffre i siti pesanti, quindi prende HTC deve comunque ottimizzare meglio la navigazione web. Attualmente vedete come io ho disattivato il flash e vi faccio vedere come tutto sommato non è che cambia tanto, i scatti ce li abbiamo anche senza flash, vedete? È un po', mostra proprio un pochino di problemi, vedete? Quindi flash o non flash, più o meno siamo lì. È proprio HTC che a mio avviso deve comunque ottimizzare al meglio le prestazioni, il versante software, e sfruttare meglio questo Tegra 3, perché comunque altri prodotti Tegra 3 non si comporta, diciamo, un pochino meglio dal punto di vista della navigazione. Chiaramente col flash, senza flash si comporta meglio che con il flash, però non è tanto il discorso del plugin di Adobe, secondo me, perché i microscatti ci sono anche senza flash. Passiamo adesso alla
Vediamo un po' alla... Ah sì, volevo far vedere un gioco come si comporta quindi in ambito ludico. Ovviamente qui dà il meglio di sé in quanto Tegra 3 ha una GPU GeForce molto performante. Vediamo un gioco proprio che sfrutta il Tegra 3, Riptide GP, che su versione Tegra 3 presenta, diciamo, una migliore grafica. Ad esempio abbiamo gli schizzi d'acqua sullo schermo che non sono presenti in altre versioni. Quindi fluidità eccezionale, ma dal punto di vista dei giochi la piattaforma Tegra 3 non delude assolutamente. Vedete come ci sono schizzi d'acqua sullo schermo, molto carini. Magari facciamo un salto magari un pochino più pericoloso, così si nota ancora di più. Vediamo se trovo qualche rampa, ecco qui. Vedete gli schizzi? Molto molto carini. Comunque usciamo. Volevo farvi vedere anche un po' come si comporta in ambito telefonato, quindi come si sente, diciamo, il volume in viva voce. Un attimino che non posso far vedere i numeri. Pardon. Ah, ho già. Ho praticamente un pochino cannato in quanto ho una SIM 3, ho fatto il 414 che è il numero di Vodafone. Comunque vedete come il volume è molto alto, forse in mia voce è leggermente gracchiante. Secondo me forse era un po' un pochino meglio mettere un'attacchetta in meno per quanto riguarda i decibel, si sarebbe comunque sentito lo stesso forte e senza gracchi. Comunque niente di particolare. Poi per quanto riguarda le conversazioni normali invece non ci sono problemi, è tutto molto pulito, non ci sono disturbi acustici, i gracchi non ci sono e l'interruttore comunque ci sente molto molto bene. In ultimo praticamente vi parlo dell'autonomia, tutto sommato è buona, devo dire che si comporta bene, si arriva a fine giornata abbastanza tranquillamente, diciamo non oltre, però comunque per essere un quad core non è assolutamente male. Quindi arriviamo appunto alle conclusioni di questo HTC One X, che a nostro avviso è un prodotto da un certo punto di vista super, nel senso che ha tanti pregi, display da urlo, è molto completo sotto tutti i punti di vista. La Sense 4, diciamo, è ancora una volta un vero e proprio punto di forza, un valore aggiunto. La fotocamera probabilmente è la migliore attualmente montata su smartphone, comunque la più veloce, le qualità delle foto sono eccezionali. L'autonomia, appunto, dicevo, è più o meno buona, comunque convincente. Siamo un pochino nella media dei device di fascia alta. Qualche bug c'è a livello di software, quindi deve essere un pochino risolto. Però quello che serve a questo device è proprio un'ottimizzazione della piattaforma Tegra 3. Forse HTC attualmente non ha ancora tanta esperienza su piattaforma Nvidia, in quanto per anni ha lavorato su Qualcomm. E quindi in certi ambiti deve ottimizzare al meglio le prestazioni, nello specifico proprio la navigazione web, che forse un pochino delude, però tutto sommato è appunto un device ottimo. HTC comunque ci ha sempre abituato a grande lavoro sul lato software, quindi pensiamo che nei prossimi mesi, con futuri aggiornamenti, questo device potrà migliorare anche negli ambiti in cui adesso delude un pochino. Quindi, cosa dire, il prezzo è di 700 euro, a nostro avviso è esagerato, nel senso che ad oggi nessuno smartphone a nostro avviso vale 700 euro, dovrebbero costare un pochino meno. Comunque, se siete interessati a questo One X, potete acquistarlo a meno, diciamo in rete. Diciamo che io personalmente ho visto prezzi del tipo 100-150 euro in meno rispetto ai 700 ufficiali, quindi potete anche acquistarla ai 560 euro.
580 più o meno, insomma, prezzi molto migliori. E niente, quindi questo era HTC One X. Nei prossimi giorni faremo dei focus. Se avete delle curiosità, delle domande particolari, noi siamo disponibili sempre, quindi potete contattarci direttamente sul sito web o anche sul canale YouTube. E con questo è tutto, vi rimando quindi alla prossima. Un saluto da Matteo di Android Geek. Ciao ciao.